Salve a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente con un nuovo video. Spero che abbiate passato delle buone vacanze di Natale e che l'anno nuovo sia iniziato alla grande. Spero anche che l'audio di questo video sia abbastanza buono. Oggi vorrei parlare con voi, delle nuove forme, perché ho visto che moltissime persone hanno le idee confuse, soprattutto per quanto riguarda le differenze tra mandorla rossa, mandorla gotica, Pipe, poi ci sono anche moltissime persone che chiamano la mandorla rossa Pipe gotico e secondo me è erratissimo. Ci sono poi delle persone che magari non sanno fare una mandorla classica e la vedono come una cosa, wow, ma come si farà mai una mandorla classica? Cioè, è una cosa semplicissima che poi vi andrò a spiegare. Quindi ho ricevuto moltissimi messaggi privati sia su Facebook che su YouTube su questo tema qui, e inoltre mi sono sempre arrivati messaggi privati per quanto riguarda il video che avevo pubblicato in passato, in cui avevo fatto una sorta di teoria su le nuove forme, quindi mandorla rossa, mandorla gotica e così via. E ragazze, io non ho più quel video, quindi non lo posso proprio più recuperare. E vi posso dire che secondo me è stato un bene perché ci sono moltissime inesattezze, quindi è andata meglio così, quindi adesso penso che vi posso dare delle informazioni più giuste di quelle che vi avevo dato prima. Allora, quindi andremo praticamente a parlare di 5 forme, 5 nuove forme, anzi no, 4. 4 sono nuove forme, una è una forma classica, quindi mandorla rossa, mandorla gotica, pipe, mandorla classica e unghia da gara e da competizione, quindi parleremo anche di questo tema. Allora, iniziamo. Mandorla rossa e mandorla gotica. Allora, come potete ben vedere, la mandorla rossa non si chiama pipe gotico, si chiama mandorla rossa, punto e basta. Allora, quali sono le sostanziali differenze tra una mandorla rossa e una mandorla gotica? La mandorla rossa ha il balance point, la mandorla gotica non ha il balance point, ma ha la bombatura. E dopo di questo, come facciamo a vedere che la mandorla rossa ha il balance point e la mandorla gotica ha la bombatura? Allora, mandorla rossa, vediamo che si parte dalla lunula, si innalza fino ad arrivare al punto A e dopodiché rimane alla stessa altezza fino ad arrivare al punto B. E vediamo che il tratto AB è parallelo con la linea sottostante. Invece, per quanto riguarda la mandorla gotica, vedete che si parte dall'attaccatura, quindi dalla lunula, si sale fino al punto A e dopodiché va a scendere al punto B fino ad arrivare al punto C. Ok? Allora, dopo di questo vedete che le due forme a destra, viste dall'alto, sono tutte e due simili, cioè simili, sono praticamente identiche. Dopodiché, per quanto riguarda la mandorla rossa, vedete che se andate a vedere l'unghia da davanti, vedrete una V messa al contrario e la vedrete proprio così perché praticamente il punto A coincide con il punto B. Invece, per quanto riguarda la mandorla gotica, quando voi l'andate a vedere davanti, vedrete sia una piccola V davanti e dopodiché vedrete dietro anche la bombatura A. Ok? Dopo di questo ho notato una cosa, che praticamente adesso non va più di moda fare il cover che è molto molto sorridente. Lo dovete fare proprio meno sorridente possibile, cioè che parte comunque sia dal punto in cui proprio si stacca praticamente dal polpastrello l'unghia e fate diciamo una piccola V, perché comunque sia la forma del cover deve essere simile alla punta dell'unghia e inoltre vedete che il cover deve essere inclinato allo stesso modo diciamo della parte terminale. Una cosa che dovete vedere è che, così, è che comunque sia nella mandorla rossa il bordo libero lo dovete rimare in maniera molto inclinata, invece nella mandorla gotica ancora di più inclinata, e le differenze sostanziali sono che nella mandorla rossa si sentono praticamente i spigoli, invece nella mandorla gotica non si sentono, perché comunque sia quando voi andate a inclinare così tanto la lima, cioè che alla fine diventa quasi orizzontale, andate proprio a mangiare gli angoletti, e questi qui quando andate a passare di lì non si sentono proprio. Quindi queste sono le sostanziali differenze. Quindi per poter capire se avete davanti una mandorla rossa o una mandorla gotica, dovete prendere il dito, metterla in questa posizione e vedere queste caratteristiche che vi ho detto adesso. E nulla, quindi secondo me la mandorla gotica è quella più portabile, quindi perché la potete fare anche corta ed è anche molto bella, invece la mandorla rossa la dovete fare molto lunga e risulta un po' più scomoda.
Allora, mandorla semplice e pipe. Allora, la parola pipe significa tubo. Quindi se voi andate a vedere l'unghia dall'alto, vedrete che parte ad una determinata larghezza e rimane alla stessa larghezza fino alla fine. A me non piace molto perché comunque sia fa la mano tozza. Invece una mandorla rossa secondo me va a sfinare di più la mano, ok? Secondo me è un po' passato di moda, è più bella la mandorla rossa. La mandorla semplice è semplicissima da fare, non vedo perché ci sono tutti quanti questi problemi. Dovete solamente mettere la cartina dritta, fare una bella bombatura, ok? E andare a limare i laterali, partendo praticamente dal punto in cui si stacca l'unghia, e dovete andare a salire fino al punto B, quindi lo dovete andare a limare in quel modo. Quindi come se fosse, diciamo, una banana, quindi sale, va dal basso verso l'alto, è semplicissima. E vedete che se l'andate a vedere dall'alto è simile alle altre forme, e se l'andate a vedere da davanti vedrete sia la bombatura, quindi il punto più alto A, e il punto B come una microscopica V. Il pipe è simile alla mandorla russa, solamente che dovete mantenere la forma, quindi praticamente la larghezza, la stessa fino ad arrivare alla fine. E ecco quali erano le piccole incongruenze che c'erano nel video che avevo postato in precedenza e che ho cancellato. Perché se andate a rivedere il video vedete che viene tipo mandorla russa, ok? Invece deve venire proprio un tubo, e per fare venire questa cosa generalmente si utilizzano i C-Curve Stick. Quindi spero di averlo detto giusto, e vedete se andate a vedere da davanti deve proprio venire una bella curva C. E anche qui vedete che il punto A coincide con il punto B, ok? Questo perché? Perché c'è il balance point, ok? Quindi queste qui sono le differenze sostanziali tra mandorla rossa, mandorla gotica, mandorla semplice e pipe, ok? Sempre per poter capire se è una determinata forma dovete andarla a vedere in questa posizione qui, ok? E per quanto riguarda il pipe, la dovete vedere sia di lato che dall'alto, ok? Allora passiamo alle unghie da gara sbarra competizione. Le unghie da gara rientrano nella categoria delle nuove forme, non è nient'altro che un pipe limato diversamente, quindi limato come un semplice quadrato. Una cosa che ci teniamo a precisare è che la mandorla russa ha il bordo libero più inclinato, quindi dovete inclinare molto la lima mentre limate, ok? E invece per quanto riguarda il pipe deve essere meno inclinato, quindi cercate sempre di fare l'inclinatura praticamente del bordo libero simile a quella praticamente del cover, e cercate di fare sempre il cover simile praticamente alla punta, ok? E non troppo troppo sorridente. Allora, ritorniamo alla nostra unghia da gara. Allora, ci tengo a precisare che comunque sia non ho fatto alcun tipo di corso su unghie da gara, quindi sono cose che, tutte informazioni che ho preso qui e là. Allora, vedete che l'unghia da gara si innalza fino al punto A' e poi dopodiché rimane alla stessa altezza fino al punto B'. E vedete che il punto A' e B' sono paralleli con la linea sottostante, ok? Quindi questo significa che la cartina sarà messa XXXX, e più la cartina sarà messa con questa XXX, ok? Voglio che lo capite da sole, perché questo qui è di fondamentale importanza, non vi si può proprio dire tutto al 100%, perché se avete capito quello che vi ho detto prima, capirete anche che cosa sto dicendo nelle XXX, ok? Quindi più la cartina sarà messa in un determinato modo, e più il bordo libero risulterà fino. Ok? Quindi l'unghia da gara, vedete che ha il balance point, vedete che deve essere super sottile, quasi come un foglio di carta, e dopodiché dovete avere una curva C che deve essere il 50% di una circonferenza, e dovete fare molta attenzione alle proporzioni, ok? Quindi vedete che nel punto in cui l'unghia si stacca dal polpastrello, quindi nel punto A, dovete avere che la lunghezza che va dal punto A al punto B deve essere la stessa che va dal punto B al punto C, ok? E quindi qui già è sbagliato, perché vedete che nella parte del disegno sopra il punto AB è più piccolo rispetto al tratto BC,
invece magari sotto l'ho rispettato un po' di più. Quindi queste qui sono le proporzioni che dovete mantenere. Allora, nelle gare, diciamo, non è detto che vi fanno utilizzare le frese, quindi cose varie, quindi dovrete lucidare tutte quante le unghie a mano e dopo di questo verrete anche valutate, oltre che sulla struttura, anche su come andate a mettere lo smalto, e lo smalto deve essere messo in un determinato modo, ok? Cioè deve coprire tutta quanta l'unghia e non deve sbafare, quindi non dovete lasciare un millimetrino di spazio tra praticamente le pellicine e l'unghia, deve essere totalmente ricoperta, cioè alcune magari spingono le pellicine di più, mettono lo smalto rosso, così in modo tale che le pellicine vanno a ricoprire e quindi non si vede quello spazietto. E inoltre lo dovete mettere anche nella parte davanti del bordo libero, dovete girare il dito e metterlo anche nelle linee dei laterali, e quindi è molto molto difficile, anche perché avete pochissimo tempo per fare una cosa del genere e nessuno vi aiuta, cioè è veramente una cosa difficilissima. Dopodiché vorrei approfondire con voi questo argomento, quindi delle unghie da competizione e quindi delle competizioni. Allora, perché si partecipa alle competizioni? Allora, si può partecipare alle competizioni o perché abbiamo un negozio e quindi vogliamo aumentare il livello del nostro negozio, la nostra fama, la nostra bravura e così via. Oppure si può partecipare per potersi confrontare con le persone, oppure si può partecipare alle competizioni perché magari vogliamo essere notate dalle aziende. Allora, per quanto riguarda il primo punto, quindi se abbiamo un negozio, diciamo che è una cosa molto buona perché fa moltissima pubblicità. E una cosa molto importante che deve essere detta è che comunque sia chi ha il negozio sicuramente verrà un po' sponsorizzato dalla marca di gel acrilico che vende, ok? Quindi questa qui è una cosa molto importante. Per quanto riguarda le persone comuni che magari vogliono andare ad una gara, quindi vogliono provare, vogliono confrontarsi con altre persone, è bello parteciparci sicuramente, però dovete sapere alcune determinate informazioni, ossia, dovete trovare una modella che ha le mani perfette, e quindi questo significa che non ha tatuaggi, che non ha diciamo delle dita storte, che ha un letto unguale lunghissimo, quindi praticamente di 0,7 un centimetro, che sia una persona abbastanza disponibile, che ha tempo da dedicarvi, quindi dovete sapere che comunque sia vi dovrete esercitare con lei. Ogni 2 settimane vi dovete vedere, gli dovete fare la ricostruzione, quindi gliela fate, gliela rismontate, gliela rifate, non dovete mai rovinargli le unghie, ok? Quindi queste qui sono le cose. Dovete trovare ovviamente una modella che non lavora dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, perché ovviamente la gara sicuramente si farà di sabato e di domenica, e quindi la modella deve essere presente. E questa qui è una cosa di fondamentale importanza. Io trovo moltissima difficoltà, per esempio, a trovare una persona che ha queste caratteristiche. Poi, una cosa che dobbiamo andare a valutare sono anche i costi della competizione e di tutto quanto il resto. Ossia, voi dovete comprare dei prodotti idonei per la competizione, perché ovviamente quando andate a fare la competizione, mettiamo conto che la facciamo in acrilico, magari voi vi esercitate a casa in un ambiente chiuso e caldo, e quindi praticamente le temperature per poter pinzare sono determinate temperature, quindi magari pinzate prima, invece vi ritrovate in un ambiente molto grande perché comunque ci sono molte persone che partecipano a queste competizioni e quindi fa freddissimo, quindi se la fate in acrilico magari non riuscite a capire qual è il tempo per poter pinzare l'unghia e quindi viene un casino. Dopodiché, se magari la modella vi potesse aiutare, magari mentre sente che scalda l'unghia, vi dice: oh, guarda, l'unghia sta solidificando, quindi la puoi andare a pinzare. Cioè, dovete trovare anche una modella che gli piace il settore in cui lavorate, che gli piace quello che state facendo e che vi aiuta, perché comunque è veramente molto difficile. Avete solamente 2 ore e mezza e dovete fare delle unghie perfette, è molto molto difficile. Poi dovete vedere anche se la fate in acrilico oppure in gel. Se la fate in gel sicuramente farete con le tip, però quelle da competizione, perché se lo fate con la cartina ci vuole troppo troppo tempo ed è impossibile. Poi un'altra cosa, come ho detto prima, sono i costi. Quindi
Quindi mettiamo conto che dovete comprare i prodotti apposta, quindi per lavorare a delle temperature basse, e quindi devono essere tutte polveri master e così via. E quindi fate conto che dovete pagare il viaggio sia a voi che alla modella, e da mangiare sia a voi che alla modella. Mettiamo conto che andate a sciupare, quindi a spendere sui 150 euro tra prodotti e costi per arrivare e per mangiare. Fate conto che la gara costa 70 euro l'una, quindi se andate lì sicuramente non andate a fare solamente una gara, ma ne andate a fare minimo due, e quindi sono 70 e 70, arrotondiamo a 150, quindi andate a spendere sui 300 euro, ok, per un solo giorno. Quindi queste qui sono cose che voi dovete andare a valutare prima di fare una gara, perché secondo me sono cose che ci dovete pensare. Una cosa molto importante è riuscire a capire se con la vostra professione voi guadagnate, perché io vedo alcune volte che si entra in una spirale in cui non si esce, ossia che si comprano prodotti su prodotti e poi alla fine vai a stringere, ma ci ho guadagnato. Queste sono cose che ci dovete fare caso, sono di fondamentale importanza. Anche il fatto di fare i corsi, ok? Io non dico di non farli, perché anch'io ne ho fatti tantissimi e sono utili, ok? Poi una cosa è vedere una slide oppure praticamente sopra un video, e un conto è vederlo veramente dal vivo. Quindi anche se fate i corsi, andate a vedere direttamente dal vivo, mai da una telecamera. Quindi state attenti, ok? Fate i corsi, però fateli dosati, piano piano, non li fate tutti attaccati uno all'altro, perché è un casino, ok, ragazze? Dovete avere il tempo di metabolizzare le informazioni, ok? Poi su internet, su YouTube ho visto, ci sono moltissimi video di spiegazioni, cioè quasi di 50-40 minuti, ragazzi. Cioè, se voi vi informate bene, ma sapete quanta roba trovate su internet? Cioè, sono veramente tantissime cose, ragazze. Poi, ecco qui, quindi, i motivi per cui poter partecipare alle competizioni sono questi qui. Allora, se vi volete far notare dalle aziende, sappiate che non è sempre detto che ci riuscite e non è tutto rose e fiori. Però se volete provare, provate. Allora, spero che questo video vi sia stato utile. Spero che le mie informazioni vi abbiano fatto riflettere, ok? E passate una buona giornata e ciao a tutti, al prossimo video. Ciao!